sono persone spesso intelligenti, anche se hanno commesso reati, ed è importante che abbiano questa sensibilità per l'interesse del paese. Spero che l'abbiano anche tutte le persone in libertà. Ecco, Santa, invece Grillo continua a dire Parlamento decaduto. Oggi c'è una risposta di Zagrebelsky dopo quella di Onida ieri, gli argomenti dal punto di vista politico e costituzionale sono inoppugnabili e vanno nella direzione opposta. E contro il capo dello Stato arriva oggi un durissimo attacco di Beppe Grillo, napolitano dal Quirinale, non lo smuove nessuno, scrive sul suo blog il fondatore del Movimento 5 Stelle. Il fatto che sia stato eletto due volte con il Porcellum e sia un presente incostituzionale al quadrato non lo turba, l'unico atto degno che gli rimane è tornare al Mattarellum, sciogliere le camere e non farsi più vedere in giro, dice ancora Grillo.